Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video speciale Labirinti di Danpei. L'ultima volta avevamo appurato che non sempre c'è bisogno di riempire tutti gli spazi e quindi proviamo a essere più rapidi e incisivi in questi, anche se abbiamo visto nell'ultimo video che c'erano labirinti abbastanza strani da percorrere. Quindi faremo questi tre, una mano da una mano, zicchette, zacchette e solo scale. Allora, inizierei da una mano, Un altro schema che non ci puoi usare la spada. Ok, però in certi punti senza spada come si fa? Forse si può chiedere una mano a una mano. Una mano da paura. Cosa vuol dire? Non si sa. Però sappiamo che non si può usare la spada. Allora, l'ingresso è qui. Ci porta con una scala di qua. E... quindi che cosa dire, è già messa lì, mettiamo il boss tipo, ah, però vedete qui è tutto quanto mono entrata, quindi mettiamo due così, ovviamente con il nulla cosmico, poi qui facciamo una bella curvetta semplice, con discesa a go go, quindi discese così, mettiamo quest'altra, e ma questa alla fine possiamo anche farci una curva oppure no, oppure sì, così includiamo quella cosa lì e non ci abbiamo problemi. Inizio a parlare come Danpei, non ci abbiamo problemi. Allora, mettendo per esempio questo qui, una curvetta da due, angolo ovviamente con nulla cosmico siderale. Qui io direi di lasciare come uscita quella sotto e di concludere con uno spazio morto. Magari con un boss che non affronteremo mai qui, e mentre invece possiamo fare un 4 con chiave, cioè 4 con chiave. Allora facciamo una cosa, qui ci mettiamo un 1 un tesoro semplice, così ci prendiamo la chiave per entrare qui. Io ho sbagliato, perché che volevo fare? Se c'è il nulla qua possiamo metterci niente, allora ci mettiamo questo scrigno semplice e curva, semplicemente curva. Curva vuota con una scaletta o questi che si affrontano comodamente. E di qua, beh, a sto punto dai, invece no, colleghiamoli tutti, perché sennò è un casino. Mettiamo da 3 basso questo così e anche questo, no, vabbè, lasciamolo qui questo, dai. Manca una curvetta. Curvetta da due. Ovviamente col nulla cosmico siderale. E qui un bel 4 col niente. E qua ci facciamo vicolo cieco. Vicolo cieco. Tesoro easy, perfetto. Allora, qua semplicemente non so se conveniva, avevo fatto bene prima collegare tutto e basta, in modo da vagare più facilmente nelle stanze. Sì, perché probabilmente va meglio. Mettiamo due vuoto qua, 3 di qua su con niente, tipo questo, è un bel 4. Ah, il problema era perché non mi piaceva il 4,
che c'ha quattro chiavi, però cosa ce ne importa? Qua ci mettiamo il boss, ci stiamo a dimenticare la cosa principale. E allora qui ci va il 3. Ci va il 3. Un 3 con niente, che sappiamo già che c'è. Eccolo qui. Ed è a posto. Perfetto. Partiamo l'avventura con le scalette no sense lì sopra. E andiamo. Scendiamo qua. Oh, un bel sotterraneo facile come piace a noi, senza dover saltare il fuoco e fare cose strane. Forse il sotterraneo, non so. Ah, la spada non c'è. Sto caricando il nulla. Sto caricando il nulla. Facciamo così. E io come gliele tiro? Vediamo un po'. Ah, va bene, dai. No. Facciamo le frecce che sono un po' più veloci. Praticamente rompono le balle tantissimo. A me non basta solo una freccia. Oh, qua ci butta una bomba. Oh. Facciamo così. No, così. Rimbalza. Oh, perfetto. Vai. Non basta una. Ce ne vogliono due. Due bombe. E allora gliele tiriamo senza troppi problemi. Qua ci prendiamo anche. Mamma mia, che mattonella pessima. Ok, ridacci ciò che è nostro. Qui dobbiamo colpire invece. Usiamo la bacchetta magica. Ok, finiti. Grazie. Vai, tornate indietro. Ottimo. Ottimo. Ci manca un cuoricino, ce lo andiamo a prendere. E qui. Dai, uscite fuori. Un solo colpo per volta conveniva. Allora il. Ah, però che fa? Respinge? Vediamo. Ah no, non respinge un beneamato nulla, è sembrato un effetto ottico. Il boomerang è meglio perché lo stunna, se lo tira dritto, magari non in diagonale, inutilmente. Ecco, grazie. Allora, possiamo andare praticamente dove ci pare. Andiamo a sinistra, l'importante è che ci prendiamo tutti quanti gli scrigni, cioè questa è la cosa fondamentale. E ci prendiamo anche qualche coppino. Ah, tanto c'è la fatina, quindi non ci importa. Allora, qua c'è la chiave. Spero ci sia la chiave. Chissà, vediamo. Chiave, perfetto. Perfetto, era proprio quello che volevamo. Let's go. Let's go. Qui possiamo andare comodamente giù. Comodamente giù di qua. Fa questo, è immune, è immune, totalmente immune, perché vuole solo colpi di spada o di bombe, ma noi non ci sprechiamo neanche il tempo perché lo scrigno ce lo dà così. E possiamo fare tutto il giro esplorativo da di qua, molto molto semplice, così non ci perdiamo nessun tesoro in queste stanze. Dai, a posto. E ci prendiamo uno. Niente, ovviamente ce lo droppo all'ultimo perché altrimenti. A posto. Di qua. Su. Oh, giù dobbiamo andare. Staccati. Li odio questi piccoletti. Ah. E adesso? Ah, facile, facile. Con la spada era più difficile. Questa bacchetta magica è micidiale. Micidiale. A posto. Becchiamo una rupia e ce ne andiamo su.
su. Via, via. Di qua. Imbeccabile, imbeccabile. Allora, cioè, no, no, i colpi non li prende, però invece lui mi prende, nonostante sto a terra. Usa due pesi, due misure, praticamente. Ok, va benissimo. Ci andiamo a prendere anche quell'altro scrigno. Molto easy. E rimane l'ultimo, mi pare. Gli ultimi due. Uno che sta qui e l'altro nella stanza finale, che ovviamente ci dropperà la chiave per affrontare il nostro boss. Qua non ci importa di lui. Oh, oh, le bombe, le bombe. Non temiamo nulla. Ci piazziamo le bombe. Ce ne vogliono un po', però ci lavoriamo. Non c'è problema. Facciamo così, magari ne facciamo saltare due. E infatti, infatti. Dai. Qua uno, ultimo. Ultimo sforzo. Ok, adesso dobbiamo solo mietere sti tizi. Sti tizi che camminano sull'acqua. Sti libelluloni. Allora, friggi e anche tu. Ho la magia nera. E qui invece il boomerang mi sembra che sia l'arma giusta. Ok, bam, coppini a go go. E qua si salta, via. Andiamo. E andiamo, perché comunque qua è universale e ci possiamo prendere chiavina. Chiavina e andiamo easy verso il boss, che è ancora più easy. L'abbiamo deciso noi, è il nostro solito boss, oppure dovremmo fare qualche strano magheggio? No, è il nostro solito boss. Il nostro solito boss che affronteremo uno con la nostra bacchetta magica cattivissima, veramente potente, che non vuole sapere niente. Ed eccolo qua, il nostro. Non arriva, non arriva. Ah, ci vogliono più colpi, quindi 4. Va bene, ce li metteremo tutti allora. Oh, mi insegue, mi insegue. Mi insegue, cioè, sta proprio pedinando. Eccolo. Non temiamo nulla. Non temiamo nulla. Il primo labirinto di oggi è fatto. Perfetto. Adesso rimane il secondo. Secondo. Quello tutte scale tipo? Non lo so. Vediamo. Ci sta. Ma anche se sta pala singola io la vedo male. Noi finiamo tutti. Ci sta un'altra sezione. Zicchette. È facile. Tessere tutte uguali in orizzontale e verticale. Ma è abbastanza tessere con uscite uguali? Devo riempirlo tutto quindi. Devo riempirlo tutto? Proviamo. Eh sì, perché qui non c'è alcun impedimento, quindi va riempito tutto. Esamina. Non c'è messo da, non ci sono caselle senza tessera. Ok, allora facciamo così. Entrata. C'è un'entrata a due laterale. Facciamo allora, facciamo così. Piazziamo questo qua. 3. Mettiamo, allora, facciamo una cosa, mettiamo. È che i 4, cioè qua sono un casino atroce fare questo labirinto. Cioè veramente un casino atroce. Un casino atroce. Beh, che vogliamo fare per forza? Per forza, allora 3 verso l'alto, uno di qua, uno di qua. Poi qui io direi di usare tipo
po' di ingegno, ma che ti vuoi ingegnare? C'è poco da ingegnare. C'è veramente poco da ingegnare. Servono questi monodirezionali in tutti i posti così. Quindi questo. Abbastanza tasselli ce l'ho perché ce l'ho. Però sempre un po' rognosino. Abbiamo quest'altro. Ci saranno sicuramente dei boss. O quasi sicuramente dei boss da mettere. Quindi mettiamoci questo. Banale. E poi ci vogliono tutti orizzontali. Ma ce li ho? Forse non ce li ho proprio. Forse non ce li ho proprio. Vediamo. No, perché ci si può inventare lì? C'è poco da inventare. O ci metto dei vicoli ciechi dove non mi bastano. Vediamo. Tipo qua sotto ci posso mettere vicoli ciechi per laterali. Per esempio, tipo questo, c'è un boss. Posso mettere una fatina qua. Ci posso mettere un cosettino di qua. Magari ce li facciamo bastare. Magari ce li facciamo bastare. Così. Ma non ci bastano ugualmente, secondo me. Non ci bastano ugualmente. Considerando che il boss ce lo dobbiamo mettere. Lo possiamo mettere qua. Poi un vicolo cieco di qua, così. Un tesoro qua. Un altro vicolo cieco piegato di qua per forza, perché non c'è scelta. E lo possiamo mettere di qua, questo boss inutile. Poi che rimane? Di orizzontale 2 rimane questo e quello lassù. Ce li siamo fatti bastare alla fine. Ora, collegamenti assurdi, atroci. Bisogna usare i vicoli ciechi per forza. Che se no non bastano. Semplicemente non bastano. Mettiamocene quanti più possiamo. Ma non possiamo metterli dappertutto sicuramente. Quindi io direi di piazzare prima una serie di vicoli ciechi con tesori, tipo qua. Quello è odioso. Mettiamo un altro di qua e collegare i vicoli ciechi per forza. Collegare i vicoli ciechi per forza. Quindi questo lo mettiamo con la chiave. Mettiamo uno col boss. Poi questi quattro ne ho davvero pochi e quindi direi di usarli. 4 ce ne sono e 4 ne mettiamo. Quindi uno qua, uno qua, uno qua e uno di qua. Ok. Ora quelli da 3. Da 3 ce ne abbiamo ancora qualcuno. Quindi possiamo fare così. Possiamo fare così. Però dobbiamo stare attenti perché i due orizzontali non abbiamo più. No, ce li abbiamo, ce li abbiamo. Qualcosa c'è. Però questo con la scala. Con la scala, mamma mia. Scala che in fondo. Dai, mettiamo una di qua, una di là. Ci teletrasporta dalle due parti. Diamola per buona. E possiamo mettere questo qua, quest'altro di qua. E non siamo messi malissimo. Non siamo messi malissimo. Se ci piazziamo questo. No, però con la scala no. Dobbiamo usare un sacco di boss per forza, perché non c'è alternativa. Mettere questo qua. Ce ne mettiamo un altro qui. Da due angoli. Angoli con almeno gli angoli, lasciatemeli con niente. Questo labirinto mi farà invecchiare.
perché è veramente lunghissimo. Allora, questo ci siamo, ragazzi. Questo po' di roba dobbiamo fare. Allucinante, veramente lunghissimo, lunghissimo, è lunghissimo. Non so neanche dove devo andare, perché ovviamente devo andare ovunque, cioè devo farle tutte le stanze. Ok, allora apriamo qua e ci prendiamo il primo. Ok. Qui dobbiamo in grosso modo ispezionare ogni singola stanza. Perché il tesoro di là ci si va dall'altra parte. A sto punto le zigzaghiamo tutte. Noi direi di concentrarci solo e unicamente su dove stanno i tesori. Quindi prendere sopra. Prendere sopra. Andare ancora su. Qui c'è il tesoro? No. Andare su e sinistra, 1, 2, e qui sta, qui sta. Quindi scendiamo, poi dovremmo avere una scala su che ci porta comodamente alla parte opposta. Comodamente si fa per dire che dobbiamo affrontare il sotterraneo X, che ogni volta una scommessa. Allora, usciamo di qua e a posto. Quindi il tesoro sta giù, giù. C'è il bossettino easy qui. Uno. Dai, buca sta codina. Eccola qua, a posto. E sotto c'è il secondo. Poi dovremmo andare su, mi pare, per una scalinata. Se non sbaglio, vediamo questo. Ok, perfetto. Prendiamo anche questo. Dungeon bello bello lungo questo qui, bello bello lungo. Non c'è che dire. Impegnativo. Ora, penso che su ci abbiamo la scala. Però non ci conviene, non ci conviene. Facciamo molto prima con l'ocarina. Facciamo prima con l'ocarina. Perché dobbiamo andare a destra, sono già lì gli scrigni, quindi senza impelagarci. Possiamo fare così e mettere la nostra bacchettina qui e andare su e poi... Ah, perché è anche un vicolo cieco, quindi molto facilmente... Possiamo fare così. Qui è vuoto, sì. Ok. Andiamo sopra. E ci prendiamo lo scrignetto. Ma non è neanche chiusa la stanza lì. Dovrebbe essere chiusa per rompersi col vaso. Invece no. Ok. Quindi torniamo giù. Andiamo giù e andiamo a destra. Invece no, proprio no, mi sono sbagliato totalmente. Non era qui, ho visto male i collegamenti, era su. Mi sono anche impelagato per un singolo penosissimo cuore in questa bagarre. Mi sento della voce, ragazzi. Allora, di qua c'è la fatina. Vabbè, non ci interessa. Andiamo su. Ogni tanto non so perché missa il colpo. Un vicolo cieco qua. No, si può accedere. Ok. Bomba. Bombettina qua. Allora, ci siamo. Abbiamo preso un bel colpo di bomba. Ci voleva. Ecco qua. Allora, uno, due. Darmi il boomerang prima che respawna. Ok, giù. Meno male, abbiamo una scorta di chiavi pesante.
E qui a posto. Benissimo, abbiamo preso anche questo di tesoro. Ora cosa ci rimane da andare su? Ci rimane da andare su a sinistra. Ah no, 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 proprio sopra. Andiamo sopra, ragazzi. Sopra, sopra. Qui c'è una scala nascosta e ci riporta di là, ma quella parte non ce ne facciamo nulla. Mentre invece di qua sì. Ok. Facciamo così e dacci il tesoro. Esci il tesoro. Perfetto. Muy bien. Andiamo di qua. E bossettino, logicamente. I tasselli erano pochi. E abbiamo capito che con lo scudo, con l'arco, cioè, si fa un po' prima. Quindi abbiamo visto l'ultima volta. Anche se non so se i colpi con l'arco, non ricordo se hanno il potere della tunica. Scopriremo subito. Forse no, perché probabilmente i colpi sarebbero già bastati. Però chi va piano va sempre un po' lontano, come si suol dire. E quindi ci tiriamo frecce e aspettiamo qua. Ok. Tanto non scappa. A posto. Abbiamo solo 22 frecce, eh? 22 frecce. 22 frecce al nostro arco. Stiamo andando bene. Stiamo andando bene. Qui un tesoro free. Free to play. Ce lo prendiamo. Abbiamo una chiave per una porta. Quindi almeno quella ce l'ha data. Senza paranoie, insomma. Andiamo giù e qui ci possiamo andare a imbucare serenamente qui a sinistra, ignorando questa volta totalmente la fata. E invece qua dobbiamo andare sia su che a sinistra. Ma a questo punto io andrei a sinistra per andare a prendere quello là sopra. Quindi facciamo così, riscendiamo. Vabbè, tanto qui ci dobbiamo passare, quindi non scappa, insomma. Andiamo di qua, ci prendiamo questo e poi quello della stanza successiva, andando verso nord. Andando verso nord di qua. Però dobbiamo affrontare, logicamente, questo piccolo bossettino. Bam! Eccolo qua. Sboing. Allora, ok, separa. Uno è fuori. Saltiamo, questa volta non ci facciamo ingannare. E andiamo direttamente a tutta verso nord. Verso l'ultimo scrigno. E qui non te la devo far prendere proprio sta palla. Maledetto. Dai, tirala. Tirala. Ma non la vedi più. Ma non la vedi più. Non la vedi più. Basta. Abbiamo fatti praticamente un bel po' di boss in questo labirinto. Eccolo qui, ragazzi. È l'ultimo. E l'ultimo fu. Spadate a go-go. Perfetto. Si può tornare serenamente giù, ragazzi. Verso il boss. Però sentite anche bene la posizione dei tesori. Perché così, diciamo, non sarà stata sicuramente la migliore in assoluto. Non metto in dubbio. Però è stata abbastanza rapida come situazione. Anche qui questo snodo non malissimo. Ok, ed ecco la nostra chiave. La grande chiave fu. Andiamo. Mi ci volevo buttare, ragazzi. Ma ci riprovo a cadere lì dentro. Mannaggia, non ci sono riuscito. A posto. Eccolo qui. Due volte che lo vediamo.
labirinto, il nostro velocissimo bossettino. Eccolo qui, e codina. Boh, a posto. Ok, è stato impegnativo alla preparazione, anche lo svolgimento di questo labirinto, devo dire. Ok, se ci fa poi la pala da due, veramente c'è da piangere, eh? C'è da piangere, perché qui 1, 2, 3, poi uno dorato, mi fa pensare a 2 e 3 dorati, ragazzi, saranno 77 episodi speciali di sto tizio costruisce labirinti qua. Allora, solo scale, bisogna fare le scale, tante scale su e giù, scale dappertutto, non so più che piano sta, un labirinto proprio labirintico. Ok, allora, qui ragazzi è un casino aberrante. Allora iniziamo qua, praticamente bisogna mettere tutte tasselli o le scale. Allora, il finale intanto qui, ok, perfetto. Allora, vicolo cieco all'insù con scale, buttate là così, scale, poi a tre con scale, tutte ste scale, manco ce le ho più, poi io le scale qui come faccio 3 con scale, no, non c'è 3 con scale qui. Vabbè che ci puoi mettere alla fine qualunque cosa, perché tanto ci vanno con le scale, quindi io volevo fare un percorso lineare pulito dove non prendevo le scale, vi dico la mia, era così. Però dato che qualcosa si dovrà fare, adesso è anche un casotto capire, poi dovrò segnare bene dove vanno a finire tutte ste scale. Allora, 2 e ci mettiamo questo. Ma no, le scale non ci stanno qua, le scale non ci stanno, ma nemmeno uno, che ci metto? Qua non ci stanno tutte ste scale. Questo qua, sì, ma casaccio totale, cioè. Sì, da uno ce ne stanno un sacco con le scale. Metto per forza questo. 2 curva in basso, ditemi che c'è una scala. Non c'è una scala. Non va bene allora, per forza. A 3. Ma non ci sono. Sono solo così. Allora, questo lo devo togliere. Allora, guarda, li metterei tutto ciò che ha scale qui in mezzo, perché questi da 1 ce ne stanno tanti, però partiamo da quelli da 2, perché almeno li buttiamo tutti in mezzo, quelli che hanno scale. Allora, scale e niente, scale, poi altre scale, sì, buono, fa pure. E poi qua niente, proprio qua niente, lì già scelti, qua niente, da 4 manca una scala, e adesso tutti da 1, cioè, ma stiamo scherzando veramente, tutti da 1. Sarà un casino allucinante collegare tutte ste scale. E poi la mano che faceva? Mi sono scordato, ragazzi. Allora, quindi da uno tutti ce l'hanno, da uno ce ne sono tanti,
sulle scale. Quindi devo cercare di piazzare come si deve questi. Per esempio, da 3 così. Per esempio, questo qua. Questo agli angoli, per esempio. Allora, sarà dura, eh. Allora, mettiamo una scala qua per concludere questo. Uno di qua per concludere quest'altro, logicamente. Poi, qua è da 3, ragazzi, non c'è un beneamato nulla. Non c'è un beneamato nulla. Come mi ci raccapezzo io qui? Come mi ci raccapezzo? Allora, per esempio... molti più uno di quelli che sembra dovrò usare. Molti di più di quelli che sembra. Allora, praticamente scale. Scale qui e mettiamoci per esempio questo. Sono tutti angoli dello stesso lato. Tutti angoli dello stesso lato. Allora facciamo un attimo una cosa. Buttiamo via questi e facciamo qua. Lui ci vuole far fare una cosa. Lui ci vuole far fare una cosa. Giustamente. Ci vuole far usare tutte ste scale maledette. Quindi noi dobbiamo solo accontentarlo e fare così. Mettere tutte queste maledettissime scale un po' da tutte le parti. Così. Poi tutte giù. Ma se quelle in su sono finite è drammatica quella cosa, no? È drammatica. Andiamo di qua. Su, quante ce ne sono rimaste? Giù. Una c'è? Allora, mettiamola qua. Ah, a posto. Qua, allora, la mettiamo qui. Ora, giù. Qua. Poi, qua. E... tutte qui già stanno finendo, non butta bene. Però forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo. E facciamo così. Ora un angolo. Forse questo non ci stava per niente. Esempio, qui non ce n'è rimasta nemmeno una, giusto? Allora, per caso la butto lì, ma quando mai? Quindi se questa la mettiamo qua, questa la mettiamo qua, da 2, dimmi che c'è una scala da 2. Che cosa mi invento? Dove ci sta una scala? Vediamo che ci possiamo adattare. E ci si può adattare uno da 3 con 2 chiavi. Quindi se qua... ma quando mai ci sarà qui? Sì, prego, dimmi che c'è. Non c'è. Quindi... per forza, curva qua, dimmi che c'è. Non c'è. Curva in su, dimmi che c'è. C'è! Allora si può fare. Si può fare. Ah, abbiamo finito quelle sopra. Curva di qua, dimmi che c'è. Non c'è. Un casino.
un casino. Devo mettere per forza questa qua. E poi qui è veramente un bordello proprio. Che, dove sta qualcosa? Qualche scala, in qualche curva, vediamo. Qua, in questa. Ovviamente, quello che già c'è non ci serve a nulla. Oppure ci può servire a togliere, per esempio. No. 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 Allora, metto un attimo in pausa, sennò il video si dilunga inutilmente per trovare queste ultime due mattonelle. Allora, è stata una roba veramente cioè, devastante. Riuscire a completare questa cosa, veramente assurda. Non dico altro, cioè mancavano i pezzi, le curve, non si riusciva a capire come venirne a capo. Ci ho messo più di mezz'ora, giuro, per farlo, ma alla fine sono riuscito e ho fatto anche una foto a tutti gli scalini, perché che sia maledetto se adesso mi vado a perdere nei sotterranei. Quindi iniziamo e finiamo anche questo labirinto, perché cioè è allucinante. È allucinante. Allora, anche se poi bene o male sono per lo più tutti vicoli cecchio quasi. Dovevi fare questo. Ok. Perfetto. Quindi questo ci porta giù. No, vabbè. Non serviva questo. Allora, questo ci porta alla diagonale in basso. In basso. Quindi, per arrivare quanto prima al nostro boss, per lo più dovremmo vagabondare un po' da tutte le parti. Allora, ok, adesso non mi ricordo l'ordine. Bisogna far fuori prima il coniglio. Prima il coniglio. Poi il pipistrello. E poi il tizio con la lancia. Prima il coniglio me lo ricordo per certo. Ok. Ok, meno male. Siamo dovuti riscendere un'altra volta. Altra chiave. Dovremmo per lo più vagare ovunque, perché servono le chiavi per aprire le porte. Di conseguenza. Qui. Ok. Ho fatto vedere per un attimo. Vediamo se lo fa rivedere. No. Sì. Ok. Penso di averlo beccato. Uno. Qui. Due. Tre. No. Allora uno. Due. Tre. Qui. E quattro. Perfetto. Dai, cali su, su. Scrignetto. Oh, scala, scala, giusto, scala. Allora, dato che scala, qui servono le chiavi. Vediamo. Noi siamo là. Quindi queste due scale sono collegate, è assolutamente inutile prenderle perché ci porta di qua. Quindi non serve a nulla. Andiamo qua. E invece una qualche utilità in fondo ce l'ha, perché ci fa andare. E invece serve sì. Serve sì, perché ci fa andare là. Quindi andiamo su. Ogni genere di labirinto qui. Perfetto, scendiamo. E a questo punto ci sblocchiamo qua sopra. Uno e due. Apriamo. E vediamo che qui ci dà piccola chiave.
Questa stanza è collegata con la stanza accanto, ma non con quella sopra. Quindi, dove sta il tesoro? Per andare a quella sopra, dobbiamo andare qua. Niente poco di meno. Quindi, scendiamo qui. Qua ci porta di là. A questo punto non serve a nulla se non possiamo scendere qua, mi pare. Ah, però sempre lo stesso giochino. Allora conviene fare di qua. Che casotto, ragazzi. Allora, scendiamo e qui invece così e risaliamo e ci troviamo in questa stanza dove dobbiamo andare praticamente per completare il tesoro giù così ok. Ora, una volta trovati qui nella quarta, sotto è praticamente inutile andare. Anzi, no, non è inutile andarci. Non è inutile. Inutile, non è inutile. Quarto, la scala che sta qui dentro. E dove sta la scala? Ah, sta qua. Ok, giustamente. Ci porta giù e poi dobbiamo andare a sinistra. Giù sinistra. Sinistra, quindi uscendo da questo sotterraneo qua. Rinciamo queste cose in rapidità e andiamo a sinistra perché qui c'è un tesoro, se non sbaglio. Sì, ok. Hanno una scala senza neanche il tesoro. Quindi quello l'abbiamo preso. Ah, ok, qui ci porta laggiù, quindi ci dobbiamo andare per forza. Ah, però siamo al ritorno, quindi ottimo, abbiamo la strada spianata. Possiamo fare rapidamente così. E beccarci. Addirittura ci ha dato. Guarda, sto maledetto. Ci ha dato addirittura la ghianda, cioè siamo messi proprio male. Allora, prendiamo questo e mancano un paio di tesori. Mancano un paio di tesori. Allora, per raggiungere questi tesori da qui, ok, va bene, perché possiamo prendere questa scala qua e ci porta direttamente al piano superiore, dove qui c'è un'altra scala. Allora, siamo alla terza, perfetto. La scala che sta qui sotto o lì sotto ci porta in una stanza del tesoro, praticamente, se non erro, l'ultima, e poi si può andare al boss. Meno male, perché ve lo giuro, ragazzi, è stato per lo più un incubo creare questo labirinto. Cioè, un incubo, veramente un incubo. Non dico altro. Non dico altro. Datemi questo tesoro. Oh, la chiave del boss. Ok. Andiamo di qua. E allora, siamo qui su. Perfetto. No. Nulla, perché dobbiamo andare
È perfetto? Sì, è perfetto invece, la chiave ce l'abbiamo. Dobbiamo prendere la scala che sta qui dentro, molto semplicemente, accendendo forse questi due cosi. Battendo tutti i nemici. Ora del 2, battendo tutti i nemici. Sicuramente sì. Dai, sbuca. Ok. E da questa scala raggiungiamo una stanza dove c'è una chiave. Dove c'è una chiave. Perfetto. Vai, apriti sesamo. Ora. Perfetto, siamo lì su e dobbiamo andare semplicemente a destra, ragazzi. Solo a destra, senza inghippi, senza nient'altro da distruggere spassionatamente. Entriamo qui, affrontiamo il nostro boss, ragazzi. Oh mamma mia, che cosa è stato costruire questo labirinto? Cioè, veramente un incubo. È stata veramente la cosa più faticosa di tutta la serie, costruire questo labirinto. Sono impazzito. Sono felicissimo che sia finita. Solo scale, veramente. Lasciamo stare, mi evito commenti volgari perché veramente ce ne sarebbero a go-go. Veramente ce ne sarebbero a go-go. È stato strafaticoso. E che rimane? Rimangono gli ultimi tre, per fortuna, ragazzi. Questa è una montagna di tesori. E questo è bello complicato e questo ok, rimangono questi tre che non sono lunghissimi, sperando che di pala d'oro ce n'è soltanto una, ragazzi, perché veramente sta diventando pesantuccia questa cosa. E quindi direi che per questo episodio è tutto. È stato veramente stancante off camera la questione, però ce l'abbiamo fatta. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.